cioccolatini alla menta. Buoni. Ma poi no, mi domando perché so grasso. Non sei grasso, sei diversamente magro. Vabbè, il metabolismo funziona male. Salve ragazzi! Ciao! Torniamo dopo un po' di tempo, c'è da dire, sul mondo di D&D della 5.0. Vi ricordo che noi gestiamo anche questo perché il canale di Rolling Game gestisce tutto. Noi siamo il governo del cambiamento e oggi parleremo di una nuova avventura che è appena arrivata, è uscita qui da noi in Italia, cioè in America è da un po' che è uscita qua da noi, sai com'è, ovvero il furto dei dragoni. Parliamo di fine gennaio, quando vedete questo video è già passato un po' di tempo, quindi potete andare già ad acquistarlo, dell'Asmodee. Compratelo! Manuale inteso di quelli a tema avventura, ovvero c'è un'avventura già scritta in cui il DM si fa carico di proseguire questa avventura, di arricchirla, e i giocatori naturalmente la giocano. Ovvio. Un'avventura per... vogliono far giocare. Anche. Spesso. È un'avventura per personaggi da 1 a 5 di livello, quindi per gli starter, per così dire, quando si inizia un'avventura, ambientata a Waterdeep, la città dello splendore. Piccolo lore su Waterdeep: Waterdeep è una delle città più importanti, se non la più importante, di Forgotten Realms. Ci sono passati mille personaggi storici, Drizzt, il Minister, il Bastone Nero, di tutti e di più. Jarlark, Entrei. Insomma, chi più ne metta. E ok, parliamo, andiamo un po' più sul fitto del manuale. Dunque, mi sono fatto anche i compitini. Abbiamo capitolo 1, qui c'è scritto preambolo, che significa? Allora, mo ti spiego anche a lui perché lui non la sa, così vediamo, facciamo una cosa anche più figa. Sì, giusto. Parte così la storia. Uh-huh. Voi vi trovate a Waterdeep e andate nel portale spalancato, che è una delle taverne, se non la taverna più famosa. Ah, si chiama portale spalancato. Perché? Perché questa taverna ha all'interno dei portali che ti conducono ogni dove. Bene, sì, è una, tipo una taverna interdimensionale. Che strano. E all'interno di questa taverna incontrate uno dei personaggi più famosi e storici di Forgotten Realms. Parliamo di, se non mi sbaglio, della 3.0, da quando è uscito, ma anche prima forse, non ne sono sicuro, ovvero Volo. Ora, questo è il suo nome accorciato, il suo vero nome è Volo Thunder o qualcosa, però per gli amici Volo. È un umano che però scrive i manuali che poi noi leggiamo, che noi compriamo, scrive i manuali, ha sempre scritto manuali sui mostri, ha scritto i manuali sui piani, perché lui è un viaggiatore interplanare, è un cazzone e non si sa come riesce sempre a sopravvivere, perché beh sì, un po' si sa come, perché è svelto, è intelligente, e va in giro per il mondo o per i mondi e poi raccoglie le cronache, e molto spesso il ruolo di Volo è quello di incontrare personaggi giocanti e di fargli iniziare l'avventura, e questa sarà appunto l'incipit della nostra, del furto dei dragoni, dove Volo ti chiederà di salvare un amico. Classico. Più classico dei classici. Madonna. In effetti è un cliché visto e rivisto. Non può farlo lui. Sai com'è? È un po'. Però poi da qui le cose si fanno belle e adesso ti spiego il perché. Passiamo alla seconda parte, il secondo capitolo di questa avventura. Gestione e costruzione della taverna. Che succede? L'ho fatto pure in 3.5. Che succede? Non l'ho costruita, però l'ho in questa avventura ai personaggi viene dato il ruolo di gestire la taverna del portale spalancato, perché in questa taverna arriveranno personaggi, storie che si intesseranno, e tu a seconda di come gestisci la taverna, di come... Taverna, però non si sta un po' a cercare un amico. Bravo, di come ti comporti e ottenere informazioni, e diventa un po', nei videogiochi si definisce l'hub centrale, il nucleo centrale, il punto di partenza da cui poi tutti ti rami. Capito? E quindi c'è un ruolo di gestione dei giocatori, che è un sacco figo come cosa. Andiamo al capitolo 3, che ho qui riassunto in: a causa di un incidente si verrà coinvolti in una serie di sfortunati eventi. Bene, proprio questo. E qui andiamo un po' più fitto sul perché viene detto, perché si chiama il furto dei dragoni. Perché c'è questa moneta, questo tesoro, che sono dei medaglioni d'oro a forma di drago, cioè hanno uno stemma dragonico. E il nostro scopo a un certo punto diverrà quello di trovare questo tesoro. Ok. E succederà un evento che manderà tutto un po' in vacca.
fino a portarti al capitolo 4, una serie di eventi che culmineranno per verso il finale. Allora adesso vi dico, ma sì, ok, ma che si fa in sordoni? Ci sono quattro nemici, quattro potenziali nemici, ognuno legato a una determinata stagione. Cosa si dice? Aspetta, mo arrivo il figo, aspetta. Allora, diciamo gli avversari, anzi, va, li dica lei, io li ho scritti, dica lei. La prima è famosissima, lo conoscete tutti nel mondo del Forgotten Realms. La famosissima Gilda di Bregandert, con a capo Jarl Axle. Quindi un possibile avversario è quel figlio d'Androcchia di Jarl Axle. Vabbè. Poi abbiamo i Cassalanter, che sono, diciamo, non vi voglio spoilerare niente, è quelli che ti mettono più in difficoltà, sono quelli proprio che ti spingono di più al, sono dei cattivi, però poi forse non sono tanto dei cattivi e tu lì entra tutta una questione di onore, di sacrificio. Vabbè. Diciamo niente, sono particolari, io li ammazzo tutti per sicurezza. No. Poi poi ci sono i Xanatar. Xanatar sono con il capo Beholder. Yes, che è Xanatar stesso, è il capo Beholder, è praticamente sotto Waterdeep c'è un'associazione di criminali, là, di assassini, con a capo questo Beholder qui, che non è proprio simpaticissimo, diciamo così, è uno dei Beholder più spietati mai conosciuti. E infine gli Zentarim, con a capo Manshun. Ecco, se Jarlax era un po' figlio d'Androchia, i Zendarim sono dei gran figli d'Androchia. E sì, i Zendarim li conoscete voi, una gilda di mercenari spietati assassini, e Manshun è un bello stronzo. Ma che succede? Tu ti devi scegliere uno di questi quattro come nemici, come ho detto, e poi magari crearti gli altri come alleati o neutrali, insomma, capito? Te la devi già per gestire. Magari il Bregandert. Ognuno di questi quattro li dovrai sconfiggere in un determinato modo. Magari alcuni con la forza bruta, o magari altri, prendi Jarlax, devi essere astuto. È un bel posto. E non basta andare a menare di colpo. E l'avventura, a seconda dell'avversario scelto, inizia in un determinato momento della stagione. Ad esempio, se tu ti scegli un personaggio e l'avventura inizia d'inverno, Waterdeep sarà a tema invernale. Ad esempio, i porti di Waterdeep, perché Waterdeep è una città portuale, saranno ghiacciati. E quindi lì si verranno a creare delle zone di evento, possibili combattimenti. Se invece tu scegliessi un personaggio ambientato in estate, non combatteresti magari nel porto, ma magari combatteresti nel cimitero. È una città che quindi si adatta alle tue scelte, a questa situazione, e cambia. Non è costante, capito? Ci sono varie possibilità, edifici nuovi o strade nuove o sottopassaggi nuovi che cambiano a seconda della tua scelta. E queste scelte che cosa vanno a influenzare? Inoltre il tuo ruolo all'interno della città. Tu e i tuoi personaggi saranno letteralmente un fulcro per quanto riguarda gli eventi a venire di Waterdeep. Se tu ti allei con Xenarath, è possibile che, essendo lui il capo di un assassino, la nobiltà di Waterdeep ti guarderà male, soprattutto le guardie cittadine di Waterdeep. Ma magari ti allei con i nobili di Waterdeep e loro ti aiutano, ma il popolo di Waterdeep non ti aiuterà, perché c'è un po' di astio tra i nobili e il popolo. Quindi a seconda delle tue scelte avrai delle conseguenze. È un'avventura molto legata a cause e conseguenze, con protagonista essenziale la città stessa. Ora, io vi consiglio di comprarla, perché ho fatto il DM per tanti anni e vi dico la verità, non ho quasi mai comprato un'avventura, anzi non l'ho mai comprata, preferisco creare le avventure. Però qual è la cosa bella di qui? Questa è un'avventura ambientata tutta in una città, per personaggi che iniziano a livello base, con una città che cambia, che è viva, con personaggi caratteristici, fra l'altro con Waterdeep, e tu li scopri tutta la lore di Waterdeep, che è stupenda. E da DM di solito io le città le faccio come luoghi di transizione, di passaggio, luoghi dove prendi le quest e poi vai fuori, o al massimo per un assedio finale, ma non ci ho mai avventato una singola avventura tutta in una città, con i propri quartieri, dove c'è il quartiere dei ladri, il quartiere dei nobili, il quartiere dei maghi, con le sottotrame, come posso dire, bella, corposa, importante, ce ne vuole, capito? La DM è una cosa per tutti. E quindi, se potete, prendetela, se volete buttarvi in un'avventura, diciamo che questa è la migliore che ci sia. Le altre non sono male della 5.0, ma questa è eccezionale, ne ho sentito parlare benissimo, con personaggi che hanno fatto la storia di Forgotten Realms, appunto già là. Un certo spessore, diciamo. Ed è legata al secondo manuale che uscirà entro l'anno, da definire ancora per l'Asmodee, Waterdeep, il Dungeon del Mago Folle.
Waterdeep c'è un monte che è chiamato Sottomonte, e da lì in poi, se vuoi finire questa avventura, l'avventura proseguirà per i personaggi da livello 6 al 20 al massimo. Ma ve ne parleremo quando uscirà questo manuale, quando ne sapremo di più. Da sottoscritto Sante e Gaetano. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, se vi è piaciuto, se volete commentarci, volete chiedermi qualcosa sul manuale, fatelo. Sosteneteci. Sì, e magari ci vedremo la prossima volta qui per parlare di D&D. A presto ragazzi. Ciao. Però sai che ti dico? Che ancora, è l'ultimo. Sail.